Ragazzi, vedete, ben trovati sul canale. Io sono Magnus. Ritorniamo sempre qui su God of War. Stiamo andando veramente alla grande, soprattutto nei combattimenti, perché ci stiamo potenziando molto bene. Naturalmente, come al solito, vi invito, come sempre, un pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Vi voglio far vedere una cosa. In pratica, come già avevo detto precedentemente, è vero che l'obiettivo principale è sempre di montacarichi e la vasca di sabbia, perché dobbiamo catturare la luce di A-Frame e disperdi l'alito nero giù per raggiungere la montagna. Ma ho attivato, o meglio, anche una missione secondaria, che era quella di aiutare Sindri per trovare la cute di Fafnir. Non so se riuscirò a farle tutti e due, magari anche quella secondaria. Vediamo un pochettino. Io per adesso l'ho attivata, ci sono tutte e due. Se mi trovo lungo la strada, magari ve la faccio vedere, o meglio, se è figa ve la faccio vedere, se no poi la taglio. Ok, ti ci ricordi siamo. La risposta? Sì, certo. E certo. Si sale. Ragazzo, leggi qui. Ragazzo, che dice? Mi rivolgi la parola solo quando ti serve qualcosa. Vuoi dirmi qualcosa? Ho detto che l'unica volta che mi rivolgi la parola è quando devo tradurre qualcosa per te. Se mamma fosse qui... Se tua madre fosse ancora viva, noi non saremmo qui. Ma si sta un po' allargando il bambino. Atreus. Lascia stare. Lascia stare. Che c'è? Siamo ritornati... Ah, ma qua gira però, eh. Ammazza se gira, sì, gira anche tanto. Vabbè, si è fermato. Per cui siamo sopra. La barca sta qua. L'obiettivo stanno di là. Gli altri obiettivi stanno di là. Allora, di là ci siamo già stati. Ok. Perfetto, quindi a questo punto ci conviene beccare la barchetta. Ce li siamo fatti. Abbiamo recuperato anche parecchio materiale. A parte qualche combattimento, niente di particolare, ho beccato un bel talismano che ancora, vi dico la verità, non è potente, però se lo riusciamo a potenziare possiamo fare qualcosa di molto buono. Ora dobbiamo andare verso la missione principale, vediamo un pochettino, ci troviamo di qua, la missione principale sta qua. Ok, da che parte? Ok, quindi mi sa che dobbiamo passare attraverso una parte stretta, si passa di qua secondo me. Qua no, non c'è niente, che okay. Era lei, quindi ci buttiamo qua dentro, nella luce. Chi? Quello non lo so. Lo sai? No, non c'era. Non Attenzione. Che te ne importi qualcosa. Tieni a freno la lingua. Fino al termine del nostro viaggio uno di noi deve rimanere vigile. Non confondere il mio silenzio con l'indifferenza. Sfoga pure il tuo dolore, ma lasciami al mio. Mi dispiace. Non avevo idea. No. Perché dovresti? Tu non mi conosci bene. Lo so che non è stato facile. Nella Vabbè. Luce mi è sembrato fosse passato solo qualche secondo, se ti consola. Mi fa piacere saperlo, davvero. Allora, dovremmo tornare a Midgard, affrontare l'alito nero, o c'è altro da vedere in questo regno? Aspetta che là ci stanno delle campane, quindi non vorrei che magari ci sta un forziere. Perché cos'altro vuoi dirmi sulla guerra? Tu... qua non si può fare niente. Vero? Ci sono due tipi di guerre, per sopravvivere o prevalere. Scusate, le battaglie vengono vinte dal migliore bene. Le guerre vengono vinte da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria. Comunque la direzione sembra uguale a dove sta la missione principale, quindi attenzione. Io credo che sia lo stesso punto di dove siamo arrivati prima, stiamo facendo lo stesso percorso di prima, quindi siamo tranquilli. Penso che qua quindi dovremmo beccare anche Brock. Siete tornati, impegnati, eh? Che osservatore. Ho un grande spirito di osservazione. Ok, quindi ci miglioriamo un attimo. Aspetta però.
Ok, un po' ci siamo potenziati e avete visto, ho anche cambiato un po' il look della parte superiore, che mi piace anche tanto. Perfetto, visto che la direzione sembra quella uguale e visto che qua, tra parentesi, poi ci siamo anche già stati, quindi possiamo anche andare abbastanza spediti praticamente, perché abbiamo già praticamente recuperato tutto. Ah, ok, sentivo dei rumori strani. Perfetto. Padre, ho una confessione da fare. No. Beh, non è la prima volta. Quando abbiamo incontrato Brock, la sua bestia mi ha detto che qualcosa si nascondeva fra gli altri. Per questo non... Quindi è proprio la stessa direzione, detto. Quindi sono due missioni. Devo sentire quello che sentiva lei, le sue paure. Ma l'abbiamo perso. Se succede ancora, devi dirmelo, capito? Promesso. Si è rimasto giusto un po' indietro, ragazzi, ma proprio un tantinello indietro. Vabbè, la direzione è proprio quella, quindi potremmo farle tutte e due, a quanto pare. Vediamo, poi. Perché, sì, la distanza è proprio la stessa. Ok, ci siamo. Brock se n'è andato. Vediamo di passare, vai. Alberello. Albert, abbiamo la luce a Midgard. Ok, adesso abbiamo la luce, quindi in pratica, allora voglio capire un attimo una cosa, però penso che sia proprio la stessa cosa, comunque, perché sì, è la stessa cosa. Vediamo un po'. Allora, regno disponibile. Midgard è al centro dei regni. Premi per tornare a Midgard. Ok. E andiamo direttamente a Midgard. Tutti i regni esistono nello stesso spazio, uno sopra l'altro. È come se la sala ci facesse viaggiare senza muoverci. Oh, che figata! Però devo prestare sempre attenzione, che non mi fido. Non vorrei che all'improvviso ci attaccano. Ok, dobbiamo quindi tornare alla montagna. Sì. Ok. Okay. Infatti ci siamo allontanati praticamente tantissimo. La missione secondaria sta troppo lontana, quindi a questo punto ci conviene più andarci a fare la missione principale verso la montagna. E poi vediamo se magari riusciamo ad avvicinarci in un secondo momento. Che figata è sta cosa. Oh, facciamo pandanno con l'erba. Brock. Ciao, Brock. Siamo stati in un altro regno e abbiamo visto tuo fratello. Beh, non in quest'ordine. Tu hai permesso a quello smidollato di toccare la tua ascia? Lo sai che quello ha perso il suo talento, no? Un giorno ho preso e me ne sono andato. Tentava di trascinarmi a fondo con lui. L'ha rovinata la nostra piccola? Anzi, al contrario. Ah, e mo? Beh, anche un maiale cieco può scovare un tartufo ogni tanto. Ma sai che cosa conta realmente? La coscienziosità. E io trasudo coscienziosità da tutte le parti. Vabbè. Ci ha dato qualcosa, Che simbolo dei nani. L'ho migliorata. Grazie, merci. Da dove venite, signori? Lasciatemi indovinare, Alfheim? Come lo sai? Sì. Riconoscerei quell'odore da lontano. Ci ho passato un bel po' di tempo. Ma non mi è permesso tornarci per via di quel incidente. Che è successo? Beh, non credo che a tuo padre piacerebbe che te ne parlassi per via di tutte quante le bestemmie, le ruberie e le scopate. Ok, mi sa di no. Cosa? Ok. Non mi giudicare. Sei tu che puzzi di elfo. Hai risvegliato i miei ricordi. Su, vai! I miei metalli non si martellano certo da soli. Vabbè, ce ne andiamo, dai, ho capito. Andiamo verso la montagna, vai. Allora, ricordi la strada per arrivare all'alito nero? Certo. Dobbiamo percorrere il ponte verso la torre di Vanheim. Torniamo verso l'alito nero o esploriamo? A te la scelta. Ok, andiamo verso l'alito nero. La sicuramente abbiamo visto prima, dopo la caverna della strega. E
in quale direzione? Ok. Siamo a metà mattinata. Aia. Il sole è laggiù, perciò è sud. Ma lo vedi il tizio qua? Bravo. Ciao ragazzi. Bravo. Ok. Dai. Lo so ora. Mi rendo conto, però non l'abbiamo fregato. Ok, penso che siano morti. Ah, ce ne sta ancora uno. Ok. Attenzione, ce ne sta ancora un altro. Sì, ma... ah, lascia stare. Altre... ah, questo è una veloce. Ah, ma sei quasi morto. Ancora. Ok, non riesco a beccare. Morto? Yes. Ok. È fatta. Grazie. Allora, facciamo così. Ci becchiamo un po' di roba. Ci siamo quasi. Solo avessi altre parti del disco. Lo so, lo so. Non ci sta più niente. Perfetto, quindi possiamo... possiamo entrare. Non mi fa sti scherzetti che mi impressiono, vai. Facciamo un attimo una cosa, sennò qua... non capisco una mazza. Ok. Ci siamo. Da questa parte, penso. Perché ci sono i topi? Oh, la magia della strega è ancora su quei bastoni del disprezzo. Non credo che sia un buon segno beccare i topi. Aspettate un attimo. Vabbè. Andiamo avanti, vai, che qua ci siamo già stati. Dobbiamo stare solo un po' attenti. Possiamo rompere, no. Ok, mi ricordavo male. Avanziamo tranquillamente perché qua ci siamo già stati e anche alla grande. Dai, andiamo su. Sale in groppa. Chissà se poi possiamo riuscire anche a beccare, perché non mi ricordo, ma mi pare che c'era un punto che ci eravamo persi, no? Non mi ricordo. Forse qualcosa me l'ero perso, no? Boh. Ci sta sicuramente qualcosa che durante il tragitto ci siamo dimenticati di fare. Marche valide. Sento dei rumori strani. Ah già, qua ci siamo già stati. A volte non mi ricordo proprio la strada. C'era qualcosa di interessante nel deposito di Fafnir? Lupi! Abbiamo già... no, non ancora. Ok. Ma lui dico schiavo. Ok. Perfetto, perché penso che avete... questo mi vedo abbastanza. Ok. Ok, sono tutti morti, penso. Yes. Allora, continuiamo, visto che molto l'abbiamo fatto. Allora, mi sa che dobbiamo beccare questo, eh. Secondo me sì. Vai. Prendiamo la seggiovia, credo. Ah, si va su. Con seggiovia. Ma la Treus dove sta? Ah, stai qua, stai appesa. Non t'avevo visto. Pensavo che già mi avevi abbandonato. Padre, credi sì? Che possa portarla adesso? No. Che cosa? Ma... ho detto no. Ok. È troppo pesante, non ce la fai. Guardate il panorama. Attenzione a non cadere, mi raccomando. Andiamo verso il freddo. Giustamente andiamo verso la montagna. Facciamo attenzione, ecco. Questo è il punto di prima, dove in pratica avevamo incontrato la strega del bosco che ci aveva indicato la si strada. Avrà poi il volto nella montagna. Tu lo sai meglio di me. Grazie. Stai attento. Allora, l'imprudenza qua ci fa solo perdere tempo. Vero. Okay. Andiamo di qua che è meglio. Ci siamo quasi, perché beh, adesso ecco dobbiamo fare l'alito nero. Che l'alito, e infatti. Vediamo se la strega ha ragione. Ah, si dovrebbe creare la strada. C'ha ragione, sì. Vieni, finiamo l'opera. Non vado più veloce, però che figata. Guarda qua. L'alito nero se ne sta andando. La musica non sembra neanche tanto aggressiva, quindi in teoria... ammazza che pettorali che c'è. No, non dovrebbe essere negativo, nel senso che non dovremmo fare qualche scontro particolare molto aggressivo. O magari... ma là c'è qualcosa...
Ok. Sì, vabbè, però ci fai fare tutto il percorso? Così ci preoccupiamo, però. Allora, non sento più Atreus dietro. O perlomeno non lo sento più parlare, quindi o è caduto, o è schiattato. Ok, ci siamo. È bloccato. Su, scaliamo. Su, scaliamo. Allora, scaliamo. Qua si scende, sì. In teoria dovremmo andare di qua, sì. Ah no, si salta. Pensavo che tipo andavamo verso il basso. Vabbè. Dovrebbe essere questo il percorso. Vai. Già. Allora, mamma restare diceva che i giganti prima di sparire. Sì, mamma diceva di stare zitto ogni tanto, perché secondo me dobbiamo stare un po' attenti. Sì, sono spariti da un giorno all'altro, non si sa perché. Saranno cazzo, non vorrei preoccuparmi, a però qua... Forse, chissà se il volto della montagna è un tributo a un gigante importante. Sto sentendo dei rumori strani, ragazzi, tipo spazzaneve. Non c'è la ghiaccia. Ancora alito nero. La bocca, ecco. Altro alito nero. Però si apre molto di meno la strada qua, eh. Il che significa che qua affronteremo qualcuno, secondo me. Qui facciamo male, non funziona. Ah, cavolo. I giganti sono stati qui. Ah, ok. Mamma mia, che luce. Sì, sembra di sì. Qua non c'è niente. Neanche di qua. Vabbè, aspetta, non vorrei che magari c'è qualche forziere e ce lo perdiamo come dei fessi. Vabbè, apriamo sta porta e andiamo. Intera. È un cervo. Mai sentito storie, sì, di un gigante con la testa di cervo? Chissà chi a è. A me sti topi non mi piacciono qua. Perché ci azzeccano sti topi qua? Scusate l'euforia. Ok. Allora, ah, infatti qua ci dovrebbe essere qualche cosa tipo obiettivo. Qua ci sarebbe bisogno di un cristallo che possiamo, penso, spostare da qua. Ok. Mentre invece qua, ecco. Ok. Vai. Non capito se n'è andato quell'altro. Ok. Perfetto, è andato. Una passeggiata. La passeggiata, perché non hai fatto niente. L'ho fatto tutto io. Allora, ah, ok, fantastico. Abbiamo recuperato il cristallo. Questo era un luogo importante per i giganti. Ci stanno mettendo alla prova. Non lo so, comunque là c'erano delle casse che dobbiamo rompere. Allora, mettiamo qua il cristallo. Ok, così va bene. Allora, facciamo così, guarda. Il pavimento. Non esiste nulla. Manca qualcosa. Aspetta, dice il pavimento, sì. Ah, così, ok. Così dovrebbe funzionare, penso. Rune. È la risposta. Penso libertà di sì. Sì, può andare. Fai pure. Vai, Skill. Ok, frelsa. Che sta facendo? Si sta incazzando? Ah no. Oh, pensavo ci fosse un ponte. Ah, è una porta. I giganti ci mettono ancora alla prova. Ma vorrei arrivare al forziere, forse ci arriviamo da qua. Aspetta però, Quindi da qua possiamo aprire, però a questo punto, scusami un attimo, Qua dentro non ho capito se c'è qualcosa sbagliato. Ok, questo è il nostro. Cosa che non si può rompere niente, vero? No, perché secondo me non abbiamo ancora una determinata abilità. Vabbè. Ok. Lo so che non ha funzionato. Aspetta, vabbè. Apriamo di qua, dai, vediamo che c'è. Arrivo, Era un attimo andato all'altra parte perché pensavo che ti fosse qualcosa di buono, ma. C'è un cristallo in quel portafiaccole, lo accendo. Aspetta. Dobbiamo scendere per salire.
Aspetta. Meglio, no? Sì, meglio sicuramente. Questo è finto. Allora, qua penso che si risale. Aspetta, aspetta. Perché di qua risaliamo. Di qua non vediamo una mazza, praticamente. Ok. Vabbè, dobbiamo scendere per forza, vai. Questi sono troppo stretti per i giganti. Perché ridi? Oh, dici sul serio? Sono vai. Sempre serio. Già, mamma diceva che la storia non ti è mai interessata. I giganti sono solo una razza, come gli Elfi e gli Ulvi. Che non pensa che sono tutti finti questi? È il serpente del mondo? Dai. Ok, lui è un gigante in tutti i sensi. Oh, ci abbiamo visite. Dai. E molte visite, penso. Un'altra rediviva. Ancora no, scusa. Ok. Dobbiamo fare attenzione qua. Attenzione di qua. Oh. Ah, mi ha scansato. Peccata. Attenzione alle spalle. E basta. E che palle. Ah, è insistito proprio tantissimo, eh. Sei più concentrato. Sì. Vabbè, non ti gasare troppo, però sei bravino, dai. Diamogli un po' di soddisfazione. Allora, qua mi sa che c'è qualcosa che dobbiamo far ruotare. Guardiamo sempre in alto perché non vorrei... a parte i cadaveri. Ok, da qua, vai. Aia. Allora facciamo quello. Ah, sta di là. Vabbè, dobbiamo prima innanzitutto fregarci questo. Ok. L'abbiamo fregato alla grande. Certo, c'è troppo buio. Bella sta mossa comunque. Grande. Ok. Ce ne dovrebbe essere uno alle spalle, quindi attenzione. Sicuro di farsela. E certo, non vedi. Guarda qua. Accendiamo un po' di luce per non si vede la mazza. Recuperiamo un po' di roba. Ok. Perfetto, quindi a questo punto abbiamo praticamente quasi tutto. Che c'è là? Là sembra che ci sia un cristallo. Ok. Questi dovrebbero essere tutti. E infatti lo sono. Ok, ciò che c'è un bel cristallo. Dobbiamo solo capire dove metterli. Questi qua, vedi? Come sapevi che era lì? Sì. Culo. Se prima del pistolo dobbiamo metterlo là sotto. Dai, andiamo e posizioniamo il cristallo. Vai, let's go. Attenzione a non farci fregare. Ah, guarda che belle forzierine. Andiamo a mettere un attimo là. E magari da qua riusciamo a fare il ponte per quello che ci serve. Perché secondo me è là sotto che dobbiamo andare. Allora là c'è uno squarcio là. No, sembra una porta. Droger dietro. Aspetta. Fuoco in arrivo. Aspetta. Ok. Vabbè, siamo comportati abbastanza bene. Allora, là abbiamo seminato, abbiamo messo quel coso lì. Perfetto. Mi sa che lo dobbiamo... Vai. Scusami. Ragazzo. Certo. Ok, così abbiamo recuperato pure quest'altra parte del codice. Ci sei? Chi l'avrà scritto?
Nessuno? Non lo sai. Vabbè. Diciamo che ci stiamo avvicinando sempre di più e dovremmo in pratica riuscire anche a sbloccare la cassa che sta di là ruotando queste cose da questa parte. Ah no, è già aperta invece, guarda. Dai, l'ho già sbloccata allora. Fantastico, quindi abbiamo beccato anche il collo di idromele sanguigno 2 su 3. Ci siamo quasi, o almeno si spera. Ok ragazzi, anche questa parte termina qui. Naturalmente come è stato il video, come se mettete un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Bye.